Allora, il lampeggiante della moto serve per quando noi andiamo a fare un intervento, dobbiamo fare molto veloce perché ci chiamano con urgenza. E poi che cosa abbiamo, Michele? La Polizia Municipale di Arezzo ha deciso di festeggiare i suoi 167 anni assieme ai bambini delle scuole di Arezzo che per un giorno hanno così studiato da agenti. Circa 150 bimbi in visita al comando di Via Sette Ponti. Perché sono il nostro domani, perché sono la nostra speranza per una società anche migliore, per una società dove l'educazione civica torni ad essere una materia importante perché insegna soprattutto rispetto verso gli altri. Noi non ci arroghiamo capacità educative o quant'altro, cerchiamo solo di far vedere a questi bambini, che sono i guidatori del domani, il rispetto dei segnali stradali e è l'ABC per essere domani dei buoni cittadini. Non si passa mai quando è rosso, d'accordo? In questo caso hanno il verde i pedoni. Noi abbiamo il rosso, quindi ci fermiamo. Il Corpo di Guardia Municipale del Comune di Arezzo venne fondato 167 anni fa dal Granduca Leopoldo II di Toscana. Non c'è modo migliore di festeggiarlo che portare qui i bambini per insegnargli un po' le regole del traffico, per cui loro si divertono prima di tutto, però imparano anche che una luce rossa si devono fermare, quando una luce verde possono ripartire, la presenza della Polizia Municipale in strada che è una sicurezza e non un motivo di, come dire, di noia o di preoccupazione, e quindi una bella giornata dedicata alla sicurezza, ma diciamo con al centro la Polizia Municipale.